Andrea Zanchi. Sì, avete domande voi? Vai, prosegui pure quello che dicevi, dagli zombie poi. Io prendo spunto anche da quello che ha detto il mio collega. L'avevamo già detto in sede di presentazione che tocca, ti fai tutti gli scongiuri, ma credo che Montegranaro abbia una squadra molto ambiziosa, per come è costruita e per come gioca e per la qualità e il talento che ha. Noi abbiamo fatto delle scelte sui rivali, dettate, l'ho detto prima della partita, qui c'è Cece, io lo conosco molto bene perché ci giocavo contro i rivali, a Ravenna. Lo reputo un leader, silenzioso ma un leader. E dentro di me, sai, loro hanno tanti tiratori, hanno tanti giocatori che fanno canestro, quindi devi, tra virgolette, concedere qualcosa a qualcuno. Dentro di me, l'ho detto anche ai ragazzi, facciamo questa scelta non perché non crediamo nelle sue qualità, ma perché ne hanno tanti altri in gas in questo momento e lui ha dimostrato di essere un giocatore con gli attributi, con grandissimi attributi, altrimenti con quella taglia lì non giochi in Serie A. Ha vinto tanti campionati, è andato via da Ravenna, gli avrebbero fatto punti d'oro per tenere per motivi familiari, è un ragazzo che ha sicuramente oggi breccato la partita, perché se andiamo a vedere abbiamo fatto un ottimo lavoro sugli altri dal punto di vista realizzativo, ma è stato lui che ci ha messo il fermo, soprattutto nel quarto periodo. Per quanto riguarda noi, è chiaro che se inizi così, lo stavo dicendo prima, poi è fatica anche nelle condizioni fisiche in cui siamo, avendo meno rotazioni, è fatica riprenderti. C'è mancata lucidità. C'è mancata esperienza, c'è mancata cattiveria, alla fine per mettere il naso avanti, che probabilmente in casa poteva servire, con scelte brutte ma soprattutto con rientri difensivi brutti. Chiaramente grandi complimenti a Montegranaro perché hanno meritato la partita, l'hanno strameritata. Noi dovremmo capire perché siamo entrati in quel modo prima di tutti. Prima di tutto siamo entrati molli. Non so se impauriti, senza gambe, senza. Bravi loro, perché hanno fatto 6 su 7 il primo quarto, però obiettivamente sembravano giocare senza nessuno e quindi tiravano anche da soli. Poi un po' alla volta ci siamo accesi e siamo riusciti a giocare a pallacanestro. Non bene, abbiamo giocato solo di nervi, di voglia, di nervi e di talento. C'è un'unica nota positiva oggi, abbiamo scoperto che Scudi, sapevamo che era un buon giocatore, ma non aveva ancora mai preso in mano la squadra e abbiamo bisogno che anche lui lo faccia in certi momenti. È un giocatore a cui si può chiedere questo. Per quanto riguarda tutto il resto, abbiamo tanto da lavorare, tantissimo da lavorare come mentalità, come soprattutto dal punto di vista difensivo. In costruzione di squadra sapevamo che siamo una squadra che ha giocatori che in tutta la carriera hanno guardato di più alla fase offensiva. Però è anche chiaro che per gli obiettivi che abbiamo, per il tipo di squadra che siamo, se non mettiamo un po' di più le mani addosso dall'inizio, non imponiamo un po' di più il nostro gioco, troviamo squadre che hanno più talento di noi e più esperienza di noi. E quindi dobbiamo darci una regolata. E in attacco oggi è andata meglio sulle palle perse, visto che siamo la squadra che ne perde di più di tutto il campionato, però obiettivamente siamo riusciti a fare pochissimi canestri in transizione dovuto al fatto che il pallino ce l'ha sempre avuto Montegranaro e noi ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno. Abbiamo sofferto i primi due quarti a rimbalzo, poi meglio, anche grazie agli esterni che hanno aiutato molto a rimbalzo. Però devo dire che sicuramente abbiamo fatto un passo indietro. Un passo indietro come approccio alla partita e un passo indietro come lucidità. Dobbiamo lavorare, siamo solo alla terza, dobbiamo lavorare, dobbiamo star bene. Anche questa è una cosa che ci sta un po'. Non è una scusa, anzi, Montegranaro ha strameritato. Però per allenarsi è dura. È dura allenarsi. E non stiamo facendo dei passi avanti perché non riusciamo ad allenarci come dovremmo allenarci. Speriamo di recuperare qualcuno, di
di andare a Iesi con una faccia diversa, perché obiettivamente se non fuori casa con una faccia del genere non vai da nessuna parte.